del posto. A questo punto, questo giorno in cui avvenne l'incontro tra Mosè e il Signore era appunto 50 giorni dopo, cioè era già la Pentecoste. Diciamo che questo evento incarna un po' proprio il senso della Pentecoste. Infatti, la Pentecoste è anche la festa del ricevimento della Torah. E ricordiamo le parole di Esodo in cui è scritto: il monte Sinai era tutto fumante perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e il suo fumo saliva come il fume di una fornace. Ok, quindi c'è questo grande evento, fumo, fiamme, terremoto e una voce fatta di una pluralità di voci. Lo vedremo nella prossima diapositiva. Vi ricorda qualcosa questo evento? Vi ricorda, se volete potete anche rispondere, se queste fiamme, questo fumo, questo terremoto, queste voci vi ricordano qualcosa, potete dirlo, mi farebbe piacere sentirlo. La Giorno della discesa di Pentecoste. Ok. Credo di aver capito che qualcuno ha parlato della discesa dello Spirito in Atti degli Apostoli. Infatti, che giorno era il giorno in cui è disceso lo Spirito a Pentecoste? Pentecoste. Il popolo stava festeggiando, stava vivendo questo tempo. Era il tempo della Pentecoste ed è in quel giorno che è avvenuto quell'evento straordinario che noi chiamiamo Pentecoste come se fosse l'unica Pentecoste, invece era, diciamo, una delle tante Pentecosti. Chiaramente, forse le più importanti Pentecosti nella storia sono ricordate da tutti, sono questa del Sinai e quella degli Atti degli Apostoli, due. Ma ogni anno, in realtà, come quest'anno, c'è un momento che si chiama Pentecoste, che è anche chiamato la festa della Trebbiatura, che è il tempo in cui si legge il libro di Ruth, il tempo in cui si miete il grano, e quindi c'è anche un risvolto agricolo, come in ogni festività ebraica, c'è sempre un aspetto anche molto naturale, oltre che soprannaturale. Queste voci che furono sentite, sul Sinai, sono lette dalla letteratura rabbinica, dagli interpreti, i saggi, come vengono chiamati, coloro che hanno alcune caratteristiche di cui parleremo più avanti, vengono interpretate in questo modo, cioè questa voce, questo grande frastuono quasi, no, di voci. Non era una voce unica, ma gli interpreti dicono che Dio si è espresso nelle 70 lingue dell'umanità. Sapete che 70 è un po' un numero simbolico che rappresenta tutti i popoli e tutte le lingue. Allora, gli interpreti dicono che sul Sinai il Signore si è espresso nelle 70 lingue dell'umanità, perché tutti i popoli potessero comprendere. E anche questo ci ricorda l'evento di Atti, dove li sentivano parlare ognuno nella propria lingua, vi ricordate? I popoli che erano lì a Gerusalemme venivano da tutto tutte le zone, tutte le aree circostanti sentivano pregare, sentivano proclamare ognuno nella propria lingua. È interessante che questa è un'interpretazione, diciamo, antica, no? Molto antica anche in questo caso. E quindi abbiamo questa pluralità di voci, le 70 lingue, che insieme, come un oceano di voci, no? Che poi è qualcosa che noi ritroveremo in molti altri scritti biblici, c'è questo oceano di voci che vanno a formare una sola parola, una sola parola. Allora, questo ci fa capire anche quello che dicevamo l'altra volta, voglio riportarvi un po' a ricordare. Vi ricordate l'altra volta abbiamo parlato di una molteplicità
di interpretazioni, una parola con molti significati, un versetto che viene interpretato in molti modi diversi, no? E la nostra tendenza con la nostra mentalità occidentale è quella di dire: ma è giusto interpretarlo così? Oppure forse questa interpretazione è sbagliata e quest'altra è giusta, no? Noi sempre cerchiamo di dire questo è giusto, questo è sbagliato. Qual è la verità? Dobbiamo imparare dal modello mentale ebraico che la verità è multiforme e ci sono più interpretazioni che possono coesistere. Non ce n'è una sola giusta, perché la verità non sta in una interpretazione, ma nella molteplicità delle interpretazioni, come abbiamo visto. Quindi l'idea ebraica, per chi è molto interessato e curioso di capire, è questa, che le diverse interpretazioni di un versetto, di una parola, sono come delle scintille prodotte da un martello che spezza la roccia. Quindi c'è questa necessità di comprendere la verità, di trovare la verità, di indagare, di investigare. E questo martello che viene battuto sulla roccia produce delle scintille, no? E queste scintille sono le diverse interpretazioni. Quindi la volontà nostra di investigare è molto più importante di quello che noi pensiamo. Il fatto che noi ci poniamo delle domande, ci facciamo degli interrogativi è molto importante. E questo ci dice appunto che una cosa può essere interpretata in molti modi diversi. Allora, tutto questo si riferisce un po' anche al Salmo 62, che dice: una parola ha detto Dio e due ne ho udite. Quindi il Signore parla una volta, ma magari dice la stessa cosa a me e a Paul, ma io imparo una cosa e Paul ne impara un'altra. Questo non vuol dire che uno dei due è giusto e l'altro sbagliato. Vuol dire che il Signore ha una parola talmente ricca, che ci permette di fare nostro il suo messaggio diventa qualcosa di personale anche, no? Quel che capisco io riguarda la mia persona, quello che capisce Alessandro riguarda la sua persona, la sua storia, entrambe le cose sono vere. Una parola, dice il Signore, e noi ne udiamo più di una. Ma questo non vuol dire che dobbiamo combattere tra di noi per stabilire quale è giusto e quale è sbagliato. Allora, questo l'ho voluto ripetere perché è un insegnamento di quelli forti, diciamo molto importanti, che riguardano l'esperienza di Mosè sul Sinai, che riguardano la parola che il Signore ha pronunciato sul Sinai, che è appunto il punto centrale della fede ebraica. È talmente centrale il fatto che il Signore è uno, ma quello che lui dice riguarda più realtà e si manifesta in modi diversi. Lo ritrovate anche nel Nuovo Testamento, quando è scritto: vi è diversità di doni, ma un unico spirito. Vi ricordate in Corinzi? Vi è diversità di doni, ma un unico spirito. E poi da qualche parte dice: vi è una fede, un battesimo, un Dio. Però le manifestazioni sono molte, ok? Questo è molto importante, diciamo, è proprio uno dei cardini del pensiero ebraico, cioè il fatto che Dio è uno, ok? Ma la sua parola viene data in molteplici aspetti. Il fatto che Dio è uno è talmente importante che fa parte della confessione di fede ebraica, potremmo dire. La confessione di fede ebraica, potremmo dire, che è lo Shema, la preghiera centrale dell'ebraismo, ok? Che inizia con una frase, che è quella che è scritta su in alto: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vuol dire: ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio,
il Signore è uno. Ok? E su questo chiaramente i teologi, diciamo che io non faccio parte di questa categoria, però hanno tanto da studiare, da pensare, soprattutto diciamo i cristiani. Quindi ecco, ho voluto darvi questi cenni della festività in cui ci troviamo, della molteplicità del messaggio di Dio e della unicità di Dio. E quindi a questo punto passerei direttamente alla seconda parte, così adesso diciamo voglio un po', come dire, incuriosirvi, no? Per invitarvi a venire a settembre. Come vedete in questa slide abbiamo l'alfabeto ebraico. Sicuramente non so se voi lo avete già, se non lo avete forse in qualche modo ci organizzeremo con Alessandro per farvi avere, per chi si iscrive, diciamo delle fotocopie, dei PDF magari, manderemo a tutti coloro che si iscrivono affinché voi vi stampiate minimo l'alfabeto, minimo. Avremo solo 8 incontri avremo solo l'anno prossimo, da settembre a maggio prossimo. Sono solo 8 ore, mi pare, 8 incontri di un'ora e mezza ciascuno, forse. Quindi riusciremo però giusto a dare un profumo di lingua, diciamo così, perché in così poche ore si riesce a fare poco. Però è interessante. Qui vedete l'alfabeto, se vedete in alto a sinistra, la prima lettera, Aleph, Bet o Vet a seconda, Gimel, Dalet. Ora ve le leggo solo così per chi non le ha mai sentite, per familiarizzare con i suoni. Vedete che hanno anche un numero vicino? Siamo alla numero 5. Hey, la 6 Vav, la 7 Zain, poi Chet, Tet, Yod o Yud e Kaf. Ecco, queste sono le prime 11 a sinistra, le avete viste? Spero che non stiate sul cellulare. Diciamo che adesso non lo so, ma quando sarà dopo non dovreste seguire i corsi sul cellulare, ma sul computer preferibilmente, perché lo schermo poi diventa importante. Quindi abbiamo visto le prime 11. Vi avevo accennato l'altra volta che si tratta solo di consonanti. Adesso le altre 11, abbiamo detto che sono 22 lettere in tutto, no? A destra troviamo la Lamed, la Mem, la Nun, la Samek, la Ain, la Pe o Fe, la Tzadi, la Kuf, la Resh, la Shin o Sin e la Tav. Questo è lo schema, diciamo, essenziale, basico, delle 22 consonanti. Quanti di voi già hanno familiarità con l'alfabeto e con le lettere? Possono semplicemente dire io, giusto perché mi renda conto un po'. Solo aprire il microfono e dire io. Io. Ok, allora qualcuno ha detto io, non so chi, però almeno 4 hanno detto io, quindi è una buona media. Una buona media. Allora, forse sì, forse non devo dare per scontato che siamo proprio alla BC. Magari allora possiamo fare anche che arriverete, chi vorrà arrivare a settembre arriverà già con una preparazione sull'alfabeto, così partiamo già da una buona base, che tutti possano almeno conoscere le lettere, così andiamo un po' più spediti. Allora,
Alla sinistra ho creato un piccolo vocabolario per tutto quello che ho detto poc'anzi. Diciamo quattro parole importanti rispetto a quello che avevo detto prima, a partire dal Sinai. La prima parola, come vedete, è composta da una tav, naturalmente da destra a sinistra, vedete la tav, la vav, la resh e la hei. Vedete? Forse qualcuno di voi è in grado di leggere e dirmi di che parola si tratta. Sarebbe Torah. Bello. Brava Antonietta! Torah, sì, abbiamo preso Torah perché è una parola centrale, perché ne abbiamo parlato prima a proposito del Sinai e della legge ricevuta da Mosè, e qui abbiamo evidenziato la Tav, ho evidenziato la Tav in rosso, e vedete che la Tav ritorna in tutte le parole, e quindi forse la lettera, diciamo, importante è la Tav. Memorizzatela, guardatela, provate a scriverla su un pezzo di carta, è molto semplice, è l'ultima lettera dell'alfabeto. Ok? Quindi abbiamo visto Tav, Vav, Resh, Hei, Torah. Ok? È una parola veramente interessante. Io ritornerò su questa parola, spero, perché la radice, come abbiamo detto l'altra volta, è molto interessante. Sapete cosa significa Torah? Qualcuno di voi sa cosa significa? Qualcun altro magari? Istruzioni, legge. Perfetto, istruzioni più che altro, insegnamento, istruzione. Infatti, nella radice della parola Torah troviamo anche il significato di genitore. Ok? Quindi questo senso di ammaestrare, istruire come fa un genitore è quello che troviamo nella parola, nascosto, diciamo, nel profondo della parola Torah, che spesso viene tradotta come legge, ma porta un po' fuori, perché in realtà è meglio dire istruzione, insegnamento, guida, anche guida. Ok. Un'altra parola, adesso andiamo un po', vediamo un po' il tempo come scorre, va molto veloce. Abbiamo l'altra parola molto importante che abbiamo citato prima quando si parlava del conteggio, no? Delle settimane. Questa parola è la shin, vedete la lettera gialla è una shin, e poi abbiamo una bet e una tav ancora. Allora, non ci sono le vocali qui chiaramente, quindi capite che bisogna avere una memoria, diciamo, fotografica per leggere in ebraico, nel senso che bisogna ricordare che queste tre lettere, per esempio, ogni volta che le incontrate, dovete leggere Shabbat. Ok? Sì, Valeria, qualcuno aveva anche già risposto nella chat, Josephine, quindi... C'è anche Josephine? Ah, ok. Sì. C'è Josephine Zimmerman? Shabbat shalom, no, però ciao. No, Shabbat, ecco, volevo dire Shabbat e poi Shalom, due cose distinte. Ok, Shabbat. Naturalmente nella radice del significato della parola Shabbat c'è il verbo cessare, cioè smettere, ok? Perché lo Shabbat è la cessazione di ogni attività, affinché il tempo, il nostro tempo, sia restituito al proprietario del tempo. Quindi nel momento in cui l'uomo cessa tutte le attività durante lo Shabbat, sta facendo un passo indietro e sta lasciando totalmente il suo tempo e il tempo al Signore del tempo. Quindi un giorno, quel giorno della settimana, il settimo giorno, è il giorno che appartiene al Signore. Viene dato il giorno stesso al Signore. Ed è qualcosa di quasi misterioso per certi versi, no? Perché
perché il Signore vuole questo tempo, il settimo giorno della settimana. E l'altra, anche qui abbiamo visto la Tav in rosso, quindi ormai la Tav diciamo che la conosciamo. La terza parola è quella con cui abbiamo iniziato questo incontro. Shavuot. Shavuot, bravissima Rachele. Shavuot è il plurale di Shavua. Avete visto quando poi a fine Shabbat si dice Shavuotov, Shavuotov, cioè buona settimana, no? Shavua è settimana, infatti. Allora, Shavuot è il plurale. Shavuot sono le settimane, infatti il nome della festa di Pentecoste è anche la festa delle settimane, perché abbiamo visto quelle sette settimane da contare. Allora, Shavuot, settimane, da questo cosa impariamo? Impariamo che il plurale si può fare in due modi. Uno è aggiungendo il suffisso ot. Shavua, Shavuot, ot, ot, imma ot, le mamme. Quando avot, i padri, quando sentite una parola che finisce in ot, già potete partire molto molto bene con l'idea che sia un plurale. E per l'esattezza un plurale femminile. Il plurale maschile finisce in im. Rimonim, per esempio, i melograni. Ultima parola che vi voglio, con cui vi voglio poi lasciare con un piccolo approfondimento successivo, perché credo che ormai abbiamo riempito la nostra mezz'ora, è questa parola qui, Het, Resh, Vav e Tav. Allora, questa è una parola forse un po' nuova, se qualcuno già la conosce sarebbe molto molto bello, se la può dire. Forse no. E adesso infatti la approfondiamo. Allora, questa parola è fatta da una, si può leggere Karut, ma in realtà si può leggere anche in altri modi, perché come abbiamo detto, non essendoci le vocali, una parola a volte può essere letta in più modi diversi, no? Allora, andiamo a vedere qualcosa di molto interessante su questa parola. Allora, questa parola, questa è l'ultima slide che vediamo insieme, ci rimanda a un passo biblico importante che è sempre nel nostro racconto di Pentecoste, dono della Torah Sinai. Allora, in Esodo 32 è scritto, la scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. Allora, questa parola incisa è quella che abbiamo letto prima, harut, vuol dire incisa, eccola qui, incisa, harut. Ma cosa dicono gli interpreti? Dicono che in realtà questa stessa parola, nella stessa identica maniera, si scrive libertà. Quindi con le stesse consonanti componiamo la parola inciso e componiamo la parola libertà, dove le vocali non ci sono, per cui una volta leggeremo harut e capiremo inciso, scolpito, no? Stiamo parlando delle tavole che Dio ha scolpito con il suo dito, ok? Quelle che ha dato a Mosè. Ma la stessa parola potremmo leggerla anche Cherut, che vuol dire libertà. E da questo cosa viene insegnato? I saggi medievali particolarmente hanno interpretato, perché dovete sapere che ogni volta che abbiamo delle particolarità nella scrittura, nella Torah, abbiamo delle lettere simili, delle parole simili, questo dà adito a interpretazioni. Allora, in questo caso viene detto che siccome inciso e libertà si scrivono alla stessa maniera, vuol dire che hanno qualcosa in comune di importante queste due parole. Torah e libertà sono molto vicine, sono intercambiabili quasi. E come viene detto,
che non vi è un uomo libero se non colui che si dedica alla Torah o alla parola di Dio. Quindi questo vi fa capire un modo di fare, diciamo, interpretazione, non nostro ovviamente, io interromperei la condivisione a questo punto, ok? E, vi faccio notare appunto questo, che ci rimanda a quanto sia importante la parola. Ogni sillaba, ogni lettera, ogni similitudine, ogni vicinanza tra le parole, tra le lettere, viene in qualche modo interpretato, viene in qualche modo valorizzato, viene investigato, perché, come dice, investiga la mia parola, è proprio nel senso anche le lettere della parola. E ogni lettera, come abbiamo visto l'altra volta, ha un suo valore, ha una sua forma, ha un suo significato, ha un suo carattere. È quello con cui il Signore ha creato tutte le cose. E allora vi lascio con questo pensiero di Torah e libertà, che è un pensiero un po' diverso da quello che normalmente, diciamo, è un po' l'accusa che viene, diciamo, viene un po' lanciata, no? Soprattutto magari nel mondo cristiano, verso la fede ebraica, l'interpretazione ebraica, c'è un po' quest'idea che ci sia come un legalismo di qualche tipo, no? Che ci sia una schiavitù quasi di una legge. Diciamo che il principio invece è il contrario, che si trova, diciamo, nella legge una protezione, nell'istruzione più che nella legge, nell'istruzione di Dio si trova una protezione, e all'interno di questa protezione si può sperimentare una libertà. Questi sono gli spunti. Io mi fermo qui perché mi è sembrato già tanto. Shalom Josephine, grazie a te. Non so se abbiamo 5 minuti, giusto per chiedere un chiarimento o qualcosa, e poi concludere. Io mi fermerei qui. Grazie a tutti della pazienza e dell'attenzione. Grazie a te, Valeria, grazie per l'insegnamento, molto apprezzato. Grazie. Grazie, Paul. C'è qualche domanda, qualcosa che qualcuno vuole domandare o commentare? Allora, intanto grazie Valeria, perché sei stata veramente molto chiara. E volevo chiedere, ho visto dei numeri accanto alle lettere e so che c'è un collegamento. Volevo capire che tipo di collegamento c'è, perché so che anche il famoso 666 piuttosto che... puoi spiegarcelo cortesemente? Ogni lettera ha un valore numerico. Quelli che avete visto vicino sono appunto i valori numerici di ogni lettera. Questo, diciamo, viene anche usato, possiamo dire, per fare un discorso interpretativo di tipo proprio numerico, che si chiama gematria. La gematria è proprio uno studio, diciamo, fatto sulla base del valore numerico delle parole. Per esempio, il primo che mi viene in mente è il valore numerico del tetragramma, che sarebbe Yod Hei Vav Hei, che non viene pronunciato perché è di difficile pronuncia, da dopo la distruzione del Tempio non viene più pronunciato. Quello ha un valore numerico 26, cioè la somma del valore numerico di ogni una di queste lettere è 26. Questo porta a volte a farsi aiutare un po' da questi valori quando si interpreta, cioè se si dovesse trovare per esempio un'altra parola che ha lo stesso valore numerico, siccome è lo stesso valore numerico del tetragramma, questo assumerebbe un grande valore. Diciamo che io non sono particolarmente, diciamo, parlo per me ovviamente, no? Con tutto il rispetto per chi fa questo, io non mi sono mai affidata molto a questo, numerologia in un certo senso,
anche se credo che i numeri abbiano un valore altissimo, e lo dimostra proprio il fatto che noi abbiamo visto oggi in apertura le 7 settimane, i 50 giorni, cioè ci sono i numeri di Dio, ci sono. Per esempio la Aleph, che è la prima lettera a valore numerico 1, ha un valore, diciamo, importante rispetto alle altre lettere, perché 1 è l'unità, è più importante della molteplicità. Però ecco, diciamo, io non mi addentro particolarmente in questo, e anche vi posso dire una cosa molto proprio così, di getto. Quando questa cosa viene usata per avvalorare un pensiero, diciamo per sottolineare qualcosa che ha una sua spiegazione, è bene accettarla. Però ho notato che c'è anche chi... diciamo fa saltare un pochino in primo piano questa cosa qui, pensa di, diciamo, di risolvere tanti problemi interpretativi con i numeri. Io non credo che sia la cosa giusta, cioè non è proprio la cosa giusta, mi prendo io la responsabilità. Quindi diciamo che può essere un aiuto, ma non può essere qualcosa di molto importante. C'è di centrale, diciamo così. Grazie, grazie. Grazie a te. Buonasera a tutti. Volevo porre una domanda. Sono Ruben Infantino, chiedo scusa se sono arrivato in ritardo, però ho ascoltato nella spiegazione del termine Torah insegnamento, ed è stato detto che all'interno della radice della Torah indica anche l'insegnamento che viene messo in moto dai genitori nei confronti della Bibbia. Ci può essere un significato spirituale dell'insegnamento di Dio verso i propri figli, oppure rimane solo un semplice significato di insegnamento? Grazie. Diciamo che viene messo in grande conto il ruolo del genitore. Cioè questo è il punto, è che il Signore è un padre e insegna ai suoi figli. Questo, diciamo, lo diamo di default, diciamo così, no? Quindi Dio padre insegna ai propri figli con la Torah e la pedagogia, no? Ma quello che è più particolare e significativo è che il ruolo del genitore è un ruolo sommo, è un ruolo altissimo. Questo, diciamo, è quello che dobbiamo mettere in prospettiva. Quindi è qualcosa di immenso. Quello che trasmette un genitore al proprio figlio è una grande responsabilità. Ed è un grande lavoro, è un grande momento anche spirituale, ovviamente, nel bene o nel male. Insomma, si traccia proprio sull'anima del proprio figlio quello che si vuole. Quindi sia quello che dici tu, che ha un valore spirituale in quanto Dio Padre, ma ancora di più la responsabilità dei genitori viene messa in luce. Ok, grazie. Prego. Se c'è ancora qualcuno che vuole fare qualche osservazione, intanto mi fa piacere vedere la moglie di Francesco, Serena, e anche la moglie dell'altro Francesco, di Stefano. Bene, siete benvenute. E anche Patrizia è arrivata dopo, benvenuta Patrizia. Ruben. C'è ancora qualche osservazione o domanda? No, mi pare di no, Valeria. No, infatti, va bene così. Abbiamo così. Già, diciamo, superato i limiti. No, io personalmente sono rimasto molto, molto piacevolmente colpito dal fatto che Dio parla una volta, ma noi lo udiamo due volte.
E come hai spiegato, hai, come dire, ci hai fatto rendere conto del fatto che questa verità è per tutti, no? Quindi a volte queste dispute su chi ha la verità assoluta potrebbero magari, come dire, avere un tono più rilassato, no? Perché, come hai detto bene, Signore ci parla in modo molto personale. E questa è una delle grandi forse innovazioni che dovrebbero un pochettino entrare nei nostri mondi, nelle nostre vite, nelle nostre comunità anche, no? Sì, ci dobbiamo far contagiare da questa cosa. Sì, in modo che potremmo lavorare anche meglio insieme proprio nell'unità. E quindi l'importante è farlo così in modo molto umile, no? Con molta umiltà, ognuno fino a dove è arrivato. E poi anche il fatto che ci hai spiegato di queste feste che sono cicliche, per cui ogni volta il Signore ci benedice, no? Quindi a volte invece noi come esseri umani viviamo un po' di malinconia, no? Dei tempi che furono, che era tutto molto più spirituale, molto più bello. E invece forse la gloria deve ancora venire perché Dio ci parlerà nella prossima Pentecoste, no? Quindi grazie, ci hai veramente stimolato a ricercare in modo nuovo e fresco. Io ti avrei ascoltato ancora per un bel po' di tempo, Ah, va però. bene, grazie. Mi sembrava troppo, anzi, però va bene. Io poi mi rendo ben conto, sai, perché non conosco pochi di voi, quindi vado un pochino così a tentoni. Speriamo bene. Non so loro, ma è stato davvero piacevole anche questa volta. Grazie. Assolutamente sì. Quindi confermano anche loro. Allora, Valeria, a questo punto mi Sì. sa che possiamo svelare il tema degli argomenti che tratterai, giusto? Da settembre in poi. Certo, Così suscitiamo anche. potrei intervenire un po' per testimoniare un attimo una parola che mi ha Certo. toccato tanto della sorella Valeria che insegnava prima. Certo. Intanto per me è un piacere perché è la prima volta che assisto veramente di persona e per me è un onore e un grande piacere perché ascoltare anche queste cose nuove arricchisce, no? La nostra vita in tutti i sensi. E volevo testimoniare come la conferma del fatto che la sorella che spiegava il discorso del tempo, che il Signore, il tempo di Dio, non ha proprio diciamo un inizio e una fine, ma è ciclico, no? È circolare e tutte le stagioni, no? Spirituali che battono ciclicamente sia il discorso legato alla Pentecoste e a tutte le Sei altre, presente. si ripresenta continuamente, no? E così oggi abbiamo fatto uno studio con i ragazzi su Zoom, uno studio biblico, e proprio abbiamo toccato quest'argomento in Levitico 24, dove proprio Dio ci riporta a vivere questo, no? Di potersi mettere da parte cibo spirituale a sufficienza per poter affrontare l'inverno spirituale con La le primavera. focacce, no? Spirituali, poter preservare, perché ciclicamente si ripresenta un po' tutte le stagioni, c'è bisogno di cibo a sufficienza, no? E parlavamo di questo perché ci ha toccato tutti presenti questo fatto, perché alle volte arriviamo un po' a secco, no? Ci capita cose un po' particolari e non siamo proprio pronti. Invece il Signore ci dice di dosare tutto, perché il mio ciclo, diciamo, temporale si presentano situazioni, inverni, estati torride, e quindi dobbiamo calibrare bene tutto, essere vigili. E se parlavamo di questo, per potersi organizzare bene, Però anche la rivelazione era uscita da un semplice numero. Ecco, anche i numeri, numeri e parole, no? sì. E abbiamo avuto un'interpretazione. Il Salmo 24, il Levitico 24 ci diceva che Dio parlava a Mosè di come rappresentare i pani della presentazione, la Sì. tavola, e diceva 12 pani. E poi ogni pane dovrebbe essere 4 kg. Allora, lì abbiamo avuto una rivelazione, dice, ecco, i 12 mesi e le 4 settimane al mese. Ciclico.
e lì abbiamo avuto una rivelazione di sei pile, 3, 6, 9, 2, 4 pile in tre pile, e allora sono le stagioni 6, 3, 6, 9, 12. È stata una rivelazione che noi abbiamo ricevuto oggi e che poi hai confermato te, sorella, su che la vita è ciclica, e noi abbiamo ricevuto questo da un semplice numero e parola, e questa è la conferma, la conferma bellissima dello spirito, dell'interpretazione. Diciamo che è come se ogni tempo è pieno di una qualità particolare, per cui la stessa cosa, se noi la facciamo nel tempo sbagliato, non ha lo stesso valore. Se la facciamo controtempo, se la facciamo in ritardo o in anticipo, non è la stessa cosa. Cioè, la cosa giusta fatta al tempo giusto è qualcosa di speciale, perché quel tempo è il tempo che contiene un valore, il tempo è pieno di valori, quindi è qualcosa di molto molto importante. Sì, io penso che forse ci ritorneremo anche un po' su questo del tempo, perché veramente è una cosa importante proprio. Infatti, su quello che stavamo studiando, diceva che la tavola era d'oro, e abbiamo parlato che l'oro è un valore della giustizia di Dio nel suo tempo. Anche quello che stai dicendo adesso è un'ulteriore conferma dell'interpretazione di oggi. Il valore nel suo tempo, ogni stagione ha il suo valore. Anche i 12 stagioni erano anche legati alle 12 tribù. C'è anche il tema del popolo. Ci sono, come dicevamo, ci sono più interpretazioni possibili, no? Sì. Però credo che lo spirito poi parla al momento per ogni tipo di personalità. Esatto. Poi è stato importante questo oggi, e certo. Infatti, di come sei stato parlato per noi ci ha riedificato di nuovo che nella nostra personalità Dio ci ha voluto parlare in questo modo. Sì. Ecco, di entrare nel spiritismo. Sì. Tanto noi per una volta che noi andremo questo veramente Shavuot. Amen. Allora andremo con voi lì a Pentecoste. Siamo emozionati, ma siamo così straniti che non sappiamo che cosa ci aspetta. È qualcosa di particolare, no? Sì. Spero che ci passa questa attenzione strana. Benissimo, allora condividiamo il calendario con gli argomenti che Valeria ha scelto per noi. Allora, vedete, torno qua sul sito leterredellabibbia.it, che è il sito che usiamo per i corsi. Allora, se andate sulla categoria corsi, appunto c'è qua la parte che riguarda le iscrizioni. Allora, in questa parte delle iscrizioni stiamo cercando di selezionare chi veramente vuole fare un percorso. Valeria, diciamo, prima di arrivare a questo livello ha studiato con un diploma universitario con le comunità ebraiche qui in Italia, UCEI, no? Quindi, come dire, ha fatto un percorso sistematico, metodico, e forse chi veramente vuole impegnarsi a studiare la parola deve fare un percorso. E quindi noi vi offriamo la possibilità di fare questo percorso, che è un percorso che non vi impegnerà tantissimo, perché comunque tutti sappiamo che siamo molto impegnati con tante cose, però è un discorso, cioè è un percorso che ha un suo calendario. Quindi andiamo un attimo a vederlo. Abbiamo detto che cominceremo a settembre, circa 8 di voi si sono già iscritti, per cui vogliamo fare al più prima possibile la classe, insomma. Quindi il 12 e il 19 settembre Valeria ci parlerà del vocabolario delle grandi feste d'autunno, proprio perché in quel momento si avvicinano le grandi feste di autunno. Quindi le sue lezioni saranno questa prima parte più teorica e concettuale, una parte più linguistica, avete visto come ha fatto anche stasera, e poi in più ci sarà una parte che sarà più interattiva. Quindi avremo la possibilità anche di condividere delle cose. Oltre al fatto che impareremo veramente alcune parole, sicuramente tutto l'alfabeto, poi magari
dipende come va la classe, se studiamo certo. Magari cominciare a leggere qualche parola, non so se qualche verso, ma qualche parola almeno ce lo possiamo porre come obiettivo. Come no? Benissimo. Poi, come vedete, tra una sessione e un'altra passa un po' di tempo e Valeria magari ci darà anche delle cose da fare per tenerci, come dire, sul pezzo. La seconda parte di queste sue lezioni sarà la creazione e la parola creatrice. Ecco, forse l'abbiamo già sentita, però molti di noi, come me personalmente, non l'abbiamo sentita in questa chiave più ebraica, no? Che parte dal punto di vista ebraico. Ci sono molte cose, secondo me, affascinanti che verranno fuori. La terza parte, di generazione in generazione, la trasmissione orale degli insegnamenti antichi. Non lo so, Valeria, se poi vuoi commentare più tu. Qua siamo già a febbraio e marzo, e poi un'ultima parte a maggio, quindi esattamente poi sarà tra un anno, la partecipazione dell'uomo alla riparazione del mondo. Ecco, questi sono gli argomenti che Valeria ha scelto. Sopra ogni titolo ovviamente c'è una scritta, come vedi in ebraico, che è la parola, diciamo topica, diciamo così, cioè è una parola forte, diciamo importante. Lì c'è Moadim le Simcha, cioè gli appuntamenti della gioia, della festa. Moadim appunto vuol dire appuntamenti, Moed appuntamento, e la seconda è Bereshit bara Elohim, cioè in principio creò il Signore, e la terza abbiamo messo Ledor Vador, che vuol dire appunto di generazione in generazione, che è una cosa diciamo grande, diciamo, nel pensiero ebraico biblico. Come aveva chiesto prima il Infantino, mi ricordo, diceva questa cosa dei genitori, no? Cioè è un must proprio, questo della trasmissione di genitori in figli. E questa parola, Ledor Vador, vuol dire di generazione in generazione, è quello che ha permesso anche a Israele di preservare la sua identità. Parleremo, insomma, un po' della trasmissione, anche della trasmissione orale. È qualcosa di molto particolare, importante. E l'ultimo, non mi ricordo cos'era, forse si sposta un po' qua. La partecipazione dell'uomo alla riparazione del mondo. Allora, Tikkun Olam è anche questo, diciamo, un concetto importante. Tikkun vuol dire appunto riparazione, è un pilastro, diciamo, della fede proprio ebraica. E parleremo di questo. Esatto, grazie Valeria. E allora, praticamente, per chi volesse studiare, fare questo anno con noi di studi che si alternano, vedete, ci sono dei corsi molto molto importanti con docenti molto preparati, che però, vedete, occupano un mese, ma poi il mese successivo è di riposo. Insomma, sono mesi così, è un calendario molto alternato, proprio per non appesantire chi studia, deve essere una passione questa, no? Quindi per chi volesse studiare con noi deve fare questa preiscrizione, e diciamo, per darvi il benvenuto vi omaggiamo anche di questo libro, Gesù Qumran e gli Esseni, perché sarà uno dei temi importanti della prossima stagione Gimel. Infatti il secondo corso è questo qua del professor Mattia di Taranto, quindi come dicevo l'altra volta entreremo un po' in questa area archeologica, ma vi entreremo anche per scoprire le questioni più dottrinali e teologiche, se possiamo dire, quindi perché questo gruppo di questa setta si è rifugiata in questo posto che non è affatto accogliente, no? Il deserto di Giuda. Che cosa, perché è stata, queste persone sono state spinte ad andare ad abitare lì, a vivere lì e ad impegnarsi in questo modo, in modo così intenso? Diciamo, le questioni dottrinali quali sono state? Di Qumran si parte da molto spesso, a volte anche con tantissime speculazioni, però vogliamo proprio entrare in questo posto, non solo fisicamente, come diceva
Francesco prima lui ci andrà tra qualche giorno proprio a vedere il posto, però ci sono molti modi per entrare in un posto. E poi interpretare le scritture attraverso la letteratura rabbinica e quindi poi il corso di Walter Binney, Halakha e Haggadah, e poi quest'ultima parte più archeologica, bagni rituali, pratiche ascetiche ed altre forme di purificazione nell'antichità. Ecco, mi sembra che stiamo andando in una direzione in cui pensiamo che il Signore ci spinge a scoprire in modo nuovo la sua parola, ecco, in un modo nuovo e fresco. E ovviamente lo facciamo attraverso l'aiuto di Valeria e di persone preparate. Quindi abbiamo un forte desiderio di indagare e di approfondire la parola. Quindi vi offriamo questa possibilità di iscrivervi. Se volete studiare per tutto l'anno, c'è la possibilità di fare la modalità studente, quindi 25 euro al mese da settembre in poi, per fare tutti i corsi. Se invece, per esempio, volete fare solo il corso di Valeria, che si chiama, ormai l'avrete capito, linguisticamente, venite qua sui corsi e lo cercate. Quindi selezionate linguisticamente, vi verranno fuori una serie di informazioni sul corso, ci sarà il calendario e tutto, e come dire, vi iscrivete a questo corso, così voi, come vi abbiamo detto, una parte di queste entrate servono proprio a sostenere i docenti, i missionari che sono coinvolti con queste attività. Quindi vi ringraziamo. Un altro modo per essere con noi, ovviamente, sono, diciamo, la parte principale forse delle nostre attività, che sono i viaggi. Giusto per dirvi cosa stiamo organizzando, ci sono alcune cose più locali, no? Per esempio abbiamo, vedete lo schermo? No, forse no. Sì. No, per ora no. Ok. Questi qua, vedete, se entrate in questo sito, leterredelabibbia.org, invece, trovate i viaggi che ci sono adesso in programma. Ce ne sono alcuni che sono molto più vicini a noi. Per esempio, Ravenna, non so se l'avete mai vista, ma c'è un modo di vederla molto interessante, che è attraverso la scoperta dei mosaici, no? Dei mosaici bizantini, di cui veramente Ravenna è ricca e piena. Quindi Walter Binney, per esempio, vi porterà a scoprire questi mosaici, ma che trasmettono dei grandi contenuti storici e dottrinali, no? Per esempio, alcuni di voi siete già stati con noi, abbiamo visto che un modo per combattere l'arianesimo con tutti i suoi pericoli era proprio raffigurare attraverso questi mosaici le verità bibliche. Quindi arrivavano dall'Oriente per fare questi grandi lavori. Quindi, oltre al fatto che l'occhio può godere di queste meraviglie, ma Walter Binney ci darà delle spiegazioni storiche e teologiche. Quindi, vedete, un viaggio di 4 giorni che costa 290 euro, qui potete già iscrivervi. Abbiamo poi tutti questi viaggi in Israele, e poi abbiamo un viaggio in Sicilia a fine ottobre, quindi quartiere ebraico di Palermo, ma non solo, anche Mazara del Vallo, dove per esempio sono sbarcati i musulmani intorno al VIII-IX secolo. Quindi con la guida faremo anche dei paragoni. E a Palermo potete fare anche una visita enogastronomica, Alessandro. Ah, quello è sicuro, quella... Su quello dobbiamo sempre fermarci in Sicilia. Qua al nord abbiamo il problema opposto, cioè che bisogna pagare molto per mangiare molto, invece in Sicilia sempre bisogna dire basta, non ce la facciamo più. E poi Venezia, e poi soprattutto, Paolo, vuoi dire qualcosa tu di Siracusa? Siracusa, sì, questa sarà una grande occasione, tempo di riposo, ma anche... relax, poi vedremo i siti, i vari siti che si trovano lì a Siracusa, poi anche Ragusa, però avremo poi anche la gioia di avere con noi
Avi Mizrachi da Tel Aviv, un pastore di una comunità messianica e un insegnante della parola di Dio. Anche ha svolto il ruolo di, con altri, di essere una guida al movimento messianico in Israele e anche negli Stati Uniti. Quindi 7 giorni pieni, molto molto benedizioni. Troveremo anche la ricchezza archeologica di Siracusa, quindi vi invitiamo per questo. Io stesso ci sarò e con Alessandro, e invitiamo altri di venire a partecipare con noi. Poi il luogo dove vivremo è proprio vicino al mare, è bellissimo, una spiaggia, acqua limpida, va bene? Sì, sì, sì. Ecco, questo è il nostro ritiro estivo di quest'anno, quindi dal 23 al 31 luglio, se volete venire anche solo per qualche giorno, chiaramente chi è della Sicilia è più facilitato, insomma, più avvantaggiato. Invece ci sono ancora i voli che costano molto poco, se qualcuno di voi vuole venire a fare qualche giorno di vacanza, c'è comunque il programma qui, quindi potete vedere anche dove si svolgerà il tutto, insomma, avremo anche delle visite con le comunità locali. Va bene, allora non perdete la possibilità di studiare insieme a noi, che poi studiare, va bene, una parola bella, ma è soprattutto non perdete la possibilità di essere una comunità, ecco, insieme a noi, questa piccola comunità che cerchiamo di portare avanti. Va bene, se non lo so se avete delle domande circa questa parte più legata alle iscrizioni, ma comunque adesso abbiamo anche una segretaria, per cui basta che ci dite quali sono i vostri dubbi, lei subito vi darà tutte le risposte. Noi siamo iscritti, l'ha visto? Sì, sì, tu è arrivata la tua iscrizione, anche quella di Francesco, di Stefano. Volevo chiedere, c'è una scadenza per l'iscrizione o si fa sempre in tempo? Ma allora è legata ai posti disponibili, perché, perché appunto vorremmo che la classe fosse abbastanza grande, ma non troppo grande, ecco, proprio per avere la possibilità di condividere, no? Di interagire. Mm-hmm. Per cui tutte le lezioni sono serali, chi non riuscisse a vederle le può vedere poi registrate, basta che entra nel sito. Potete, ovviamente ci fa piacere se ci sono i vostri coniugi o anche i vostri figli, non dovete fare come quelli là che si nascondono dietro lo schermo. Siete tutti coniugi ben... sono grazie, vedi che onore hanno le donne. Perché siete uno, quindi... Va bene, va bene. E allora niente, direi che è stato molto bello essere con voi, Sì. Esther, tu ricordami di dove sei? Accendi il microfono, così ci conosciamo anche un po'. Valeria, tu non conosci Spezia, tutti? Io sono. Ah, di La Spezia, ecco. Ah, io sono piemontese di nascita, però ho avuto qua da 40 anni più. Ah, ok. Allora sei Esther che viene in viaggio. Paolo, allora... Sì, sì. Che tra l'altro... Ah, okay. Paolo. Ah. Ciao, Paolo. Ciao. Ciao, Esther. Allora, ci vediamo di te. Ci vediamo tra qualche giorno, martedì prossimo. Martedì prossimo, ci fidiamo di te. Sì, 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 saremo solo lì all'aeroporto aspettando voi. Ok. State tranquilli, se viene Walter siete a posto. Invece se veniva Giovanni Melchionda, vi portava a fare dei percorsi rivoluzionari. Sempre molto avventuroso. Con Giovanni ci vado io. Quello è per un drappello speciale. Ma tu non ci sei, Alessandro? No, no, io non ci sono, perché c'è Paolo, quindi ci diamo il cambio. Quando partite? Ti venga a prendere Paolo. Martedì, 21. 21? 31, martedì 31 maggio. Ah, e tornate? È il 4 giugno. Ah, ok. Proprio il giorno di Shavuot. Esatto. Fanno in tempo... Fanno in tempo. Cosa?
Dico buon viaggio e buon divertimento e benedizione. Grazie. Io invece mi è toccato l'onore di poter accompagnare Paolo Schäfer. Grazie. All'aeroporto. Grazie Francesco, grazie. Per me è un onore servire una persona come te. E se sentite dei tuoni, delle lingue di fuoco, queste cose qua, ce lo fate sapere. Sì, subito. Okay. Abbiamo delle grandi aspettative, a dire. Se rimaniamo vivi però, qualcuno può essere anche fulminato. Va benissimo, va benissimo. Allora, non lo so se... Allora, Ruben, non lo so se sei ancora attivo con noi, perché... Sì, ci sono. Ecco. Sono senza video perché ho i miei piccoli in giro e quindi ho preferito in questo momento evitare di farmi vedere. Però ci sono e vi sto ascoltando. Saluto anche Paul Schäfer con un abbraccio affettuoso. Grazie Ruben. Ecco, Ruben. Caro saluto, un grande abbraccio. Un abbraccio affettuoso a te. Grazie. Allora, Ruben è il pastore della comunità della provincia di Palermo, non mi ricordo dove. Bolognetta. Ah, Bolognetta, ecco. Non lo so se volessi chiudere tu magari con una preghiera. Valeria, c'è qualcosa che... Come ci si saluta in lingua ebraica? Come ci si... Letraot? Arrivederci. Letraot. Shalom Letraot. Noi partiamo il 14 giugno. Buono. Sono in due coppie. Buono. E allora mi si è tovà. Allora Ruben, se vuoi pregare per noi e anche per questo progetto che abbiamo. Certo, studio. Certo, ecco. con piacere. Grazie. Ho il piacere di pregare per voi. Signore Dio, nostro Padre Celeste, ti ringraziamo perché ogni qualvolta che ci accostiamo alla tua parola, la tua grazia aumenta in noi dei favori immeritati. Ti ringraziamo per come attraverso la conoscenza delle tue scritture possiamo comprendere sempre di più quella che è la tua volontà per la nostra vita, e ti ringraziamo perché tu metti anche nel nostro cammino uomini che possono esserci d'aiuto in questa terra per poter assomigliare sempre di più a colui che è la nostra unica guida, Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Ti voglio pregare in modo particolare per questo progetto che sta sicuramente per partire. Ti vogliamo pregare anche per coloro che dovranno partire e andare in Israele, che tu li possa sostenere, aiutare e soprattutto, Signore, benedire grandemente. Tutti assieme attendiamo il tuo ritorno, Signore, e i tempi che stiamo vivendo ci fanno comprendere che tu stai per ritornare. Ti chiediamo di tenerci pronti affinché ancora una volta possiamo incontrarti e insieme gioire e comprendere appieno ciò che ancora non abbiamo compreso. Rimani con noi nel proseguo di questa serata, benedici ognuno di noi, le nostre famiglie, le chiese che rappresentiamo, aiutaci ancora ad essere degli araldi dell'Evangelo in una società che va sempre più verso la deriva. E a te Dio noi daremo la lode, la gloria e il ringraziamento per Gesù, nostro Signore e Salvatore, il benedetto in eterno. Amen. 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 Grazie Alessandro a te. Ci vediamo presto allora. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Valeria, grazie a tutti. Un abbraccio. Buona serata. Di benedire. Buona serata Alessandro, grazie. Buona serata. Grazie a tutti. La menace. Questo è cielo, quasi vicino.
Ciao Italia! Ve'yom tzalati Adonai.